Anche i meccanismi più oliati a volte possono incepparsi, senza peraltro avere grosse conseguenze pratiche. A mettere più di un granellino di sabbia nel motore rodato del Castelnuovo ci pensa il Ponte Vomano, compatto, tonico, capace di soffrire e di erigere, soprattutto nella seconda parte di gara, un muro quasi invalicabile al cospetto della capolista, che rallenta dopo 5 vittorie di fila e che subisce gol, questa è la vera notizia, dopo 10 gare con la porta inviolata. Il derby del comunale in ogni caso è vivace, combattuto, sempre giocato su ritmi elevati e che resta in equilibrio fino alla sua conclusione. L'1-1 ha l'effetto solo di rallentare la marcia spedita del Castelnuovo verso la Serie D. Il pari degli ospiti invece è grasso che cola nella stagione giallonera e rappresenta la cartina tornasole di un complesso in salute, capace nel girone di ritorno di raggranellare 11 punti. Il Castelnuovo, che presenta alcune rotazioni nell'11 di partenza, parte subito con il piede sul gas e prova a fare la voce grossa. I gialloneri sono però capaci di compattarsi e di tenere le linee molto strette. I bianchi di casa sono pericolosi all'11esimo con la stoccata di Diruocco. Zaccagnini si distende e devia. La capolista sblocca la situazione al 17esimo. Sulla corsia di destra Emili va al cross. La sfera arriva al centro dell'area dove Lepre non fa sconti. Il vantaggio dei locali però dura lo spazio di un amen. Forse perché nell'unica distrazione difensiva Francia e Gentile mettono in moto Torre, che ha l'istinto del killer e firma il pareggio. La reazione della capolista è affidata alla bordata dalla distanza di D'Egidio. Zaccagnini contiene in due tempi. Rispetto all'inizio della contesa, il Ponte Vomano, quando può, prova a spingere veloci ripartenze. Ci vuole un attento Nardone in collaborazione con Terrenzio per fermare Torre lanciato verso De Chirico al 24esimo. Minuto 36, lo spunto di Diruocco viene monetizzato da Lepre. Di Marco salva sulla linea di porta. Poi in rapida sequenza ci provano Forò, Zaccagnini dice ancora di no, e poi ancora Lepre che incorna sull'esterno della rete la rifinitura di Emili. In campo, dopo la pausa, torna un Castelnuovo ancora più determinato, che tiene molto alto il baricentro. Dopo 120 secondi Lepre incorna all'allato. E l'attaccante di casa va a segno al quarto, toccando dentro la rifinitura di Emili, ma il direttore di gara annulla la rete per un sospetto fuorigioco. La partita continua nel suo canovaccio abbastanza scontato, nel quale il Ponte Vomano, che nel frattempo perde Francia per infortuni, è costretto, gioco forza, a rintanarsi dietro. Non trovano lo specchio della porta Emilia al 18esimo, mentre Zaccagnini riesce a contenere ancora la battuta di D'Egidio, con Lepre che spara alto il tapin. Al 22esimo l'estremo ospite ferma anche Diruocco. La pressione locale non produce fatti nuovi, capaci peraltro di scrivere un finale diverso. Sono fuori misura infatti i tentativi aerei di Terrenzio al 39esimo e di Emili al 43esimo. Nel lungo recupero il Ponte Vomano non perde mai la bussola e strappa un punto di grande valore, soprattutto sul piano dell'autostima.